pianificazione è quella che riguarda il piano propriamente educativo. Voi lo sapete meglio di me che oggi è vietato educare. È vietato educare, non si deve più educare. La famiglia non deve educare, la scuola non deve educare. E voi sapete perché? Perché la teoria della cosiddetta autocostruzione della personalità, uso questo termine che mutuo dal filosofo americano Appiah, il cui libro è stato tradotto da poco anche in italiano, l'idea di base è questa: poiché bisogna rispettare la libertà del singolo, anche bambino, l'educazione, io parlo di educazione nel senso proprio del termine, è una violazione alla sua libertà. Quindi i genitori devono mantenerlo, devono mandarlo a scuola, devono pagargli questo, quell'altro, da mangiare, eccetera, però non devono educarlo. La stessa cosa la scuola. La scuola non deve più educare, deve istruire, cioè deve formare. Ora, voi sapete che l'istruzione è il contrario, è l'opposto dell'educazione, perché l'istruzione è un mettere dentro qui, educare vuol dire tirar fuori, quindi il processo educativo è esattamente l'opposto del processo formativo. E questo, ovviamente, i ben pensanti giustificano questo con la considerazione del multiculturalismo. Perché non si deve più? Perché evidentemente siamo una società multiculturale, matrici culturali diverse, religioni diverse, quindi per non urtare la suscettibilità di alcuno bisogna rimanere nel neutrale. Cioè dire, ti insegno la storia, la geografia, eccetera, eccetera, ma non ti posso insegnare nulla che implichi il riferimento ad una precisa matrice di valori, perché quei valori sono solo di quello e non di quell'altro, e quindi non bisogna discriminare. E questo è dopo il risultato che vediamo. E questo vale anche all'università. Ovviamente chi mi conosce sa che io me ne sono sempre fatto un baffo di queste stupidaggini, però ancora non mi ha mandato in galera nessuno, e quindi io continuo e continuerò a impostare. Voi parlate con i miei studenti, io ormai ne ho come dire, visti migliaia in 39 anni che insegno all'università, da cui capite quanto vecchio sono, 39 anni di insegnamento universitario. Però io vedo che i miei colleghi, eccetera, l'idea è tu devi solo spiegare nel senso della concettualizzazione i termini, se parli di matematico, di fisico, di economia o di filosofia, ma non devi mai dichiarare, come dire, da che parte stai, perché questo altrimenti potrebbe essere preso come una forzatura o una violazione della libertà. Il bello è, cioè il bello, il triste è che queste cose le dicono persone anche intelligenti, che hanno cultura, perché questo è il massimo della idiozia, perché tant'è vero che quelli veramente bravi e onesti non dicono queste cose. E qui non è un problema di essere credenti o non credenti, non c'entra niente questo. Marx non era un credente, Marx, eppure lui insegnava seguendo una certa impostazione. Dopodiché la libertà del singolo è garantita quando tu gli prospetti o le prospetti diverse alternative e lasci la libertà di scelta al singolo. Ma tu non puoi dire, siccome io non ti dico come stanno le cose, perché è ovvio che in questa maniera la non conoscenza è la prima alleata contro la vera libertà. Questa allora, vedete, è la seconda implicazione.